Benedetta Mazza è una delle concorrenti a rischio eliminazione dopo la diretta di lunedì 5 novembre del Grande Fratello VIP 2018. La modella che rinvia in nomination con Walter Nudo e Fabio Basile e subito dopo la diretta si è trovata in cucina a commentare la diretta con Jane Alexander, Lori del Santo ed altri coinquilini. La Mazza è consapevole di avere un carattere poco incisivo a differenza di quello delle Donatella oppure di uno come Ivan Cattenau. Anzi, le parole di Alfonso Signorini che senza mezzi termini le ha detto di essere trasparente all'interno della casa, hanno colpito la ragazza che però non sa davvero cosa fare, questa cosa che non arrivo al pubblico, io sono così, non so cosa altro potrei fare o inventarmi, dice Benedetta. La modella Kirby essendo in nomination comincia a pensare alla possibilità di uscire dalla casa del Grande Fratello, sono durata diverse settimane e sinceramente non me l'aspettavo, tanto prima o poi usciremo tutti, dice quasi come per confortarsi. Poi parlando con le Donatella confida, sono molto meno conosciuta di voi e tanti altri anche se ho un certo background lavorativo. Non resta che aspettare la diretta di giovedì 8 novembre per scoprire se Benedetta Mazza sarà eliminata dalla casa del Grande Fratello VIP. Mazza vs Ivan Cattaneo. Benedetta Mazza sarà una dei protagonisti fondamentali della puntata di stasera del Grande Fratello VIP. La ragazza è stata vittima di bullismo da parte di Ivan Cattaneo secondo quanto evidenziato dai fan sui social network. La cosa sembra essersi chiusa con molta tranquillità, ma è probabile che Ilaria Blasi metterà i due di fronte a un possibile acceso confronto per capire come sono andate le cose. Sicuramente è importante che il pubblico capisca come gli argomenti dell'appuntamento serale sono dettati da quello che è l'interesse palesato dallo stesso durante la settimana. Non si potrà dunque fare finta di niente di fronte a una situazione come quella che ha animato la settimana di Benedetta Mazza, perché significherebbe lasciar scivolare via un argomento importante che ha scosso non poco il pubblico. Anche se parlare di bullismo sembra eccessivo per questo episodio in un periodo storico come questo, non si può sottovalutare l'importanza di parlare di argomenti delicati che possono turbare soprattutto i più giovani. Vittima di bullismo? Stavolta ad attaccare Benedetta Mazza nella casa del Grande Fratello VIP c'è Ivan Cattaneo. Il cantante le ha riferito senza andare per le lunghe che da burrosa a lardosa è un attimo. Non è la prima volta che dentro la casa più famosa della televisione arrivano degli attacchi nei suoi confronti, perché già in passato Eleonora Giorgi non c'era andata tanto per il sottile chiamandola Ciona. Benedetta ha reagito ancora una volta in maniera davvero esemplare, sottolineando a Ivan che aveva ragione e allontanandosi senza nessuna voglia di alimentare eventuali polemiche. Sicuramente la Mazza è uscita ancora una volta da questo episodio a testa alta e stasera durante la puntata del lunedì potrà esprimere quello che davvero ha provato. Rimane difficile capire come mai questo accanimento nei suoi confronti, visto che la Mazza è una ragazza veramente splendida e con un fisico invidiabile. Dopo il bacio a Stefano Sala soffre in silenzio. Benedetta Mazza ha messo nuove distanze con Stefano Sala al Grande Fratello VIP 3, anche se il video con il loro famoso bacio è ancora fra i più cliccati sul portale del reality. I due concorrenti si scambiano tenerezze e qualche bacio, ma è il tutto ridimensionato rispetto a prima. Alcuni telespettatori vorrebbero vedere finalmente la loro coppia decollare, mentre altri credono che in realtà sia tutto costruito a tavolino.
Il giornalista Alberto Dandolo sul settimanale Oggi ha infatti sottolineato che Benedetta e Sala vengono gestiti dalla stessa agenzia, motivo che potrebbe averli spinti a creare un flirt ad hoc. Lo stop messo da Stefano la scorsa settimana, con tanto di marcia indietro verso la fidanzata, non ha impedito però Benedetta dal continuare ad occuparsi del modello. Ormai sua parrucchiera ufficiale, non si è tirata indietro di fronte ai complimenti, Stefano ai suoi occhi è uno dei belli indiscussi della casa. Benedetta Mazza, Grande Fratello VIP, dov'è finito Stefano Sala? Benedetta Mazza potrebbe aver perso il suo complice nella casa. In seguito al contatto fra il modello del Grande Fratello VIP 2018 e la fidanzata Dasha, la conduttrice si è vista messa in secondo piano da Stefano ed il famoso complotto che impedirebbe ad entrambi di votarsi a vicenda potrebbe crollare nelle prossime settimane. Arriverà comunque il momento in cui i tre amici di Francesco Monte dovranno compiere quel passo, mentre all'esterno c'è ancora chi non ha inquadrato Benedetta. Nessun racconto personale sulla sua vita, esclusi i numerosi riferimenti agli ex avuti qualche anno fa, nessuna rivelazione in grado di attirare l'attenzione su di lei. Persino le telecamere del programma la inquadrano poco spesso, preferendo dare una maggiore visibilità alla più anonima Martina Ambi. La verità è che tolto il flirt con Stefano Sala, mai nato tra l'altro, la Mazza abbia davvero poco da dare al pubblico italiano. Una forte attrazione per Stefano ma Benedetta Mazza non ha mai nascosto al Grande Fratello VIP 2018 di provare una forte attrazione per Stefano Sala. Anche se si è sbilanciata di meno di quanto abbia fatto il modello, ha preferito per ora mantenersi più sul vago per non dare a nessuno la certezza che provi davvero qualcosa. Benedetta sta soffrendo in silenzio? È molto probabile, visto che la sua esplosione è avvenuta proprio nella settimana in cui si credeva che fra i due sarebbe nato qualcosa. Tutto finito come in una bolla di sapone e la Mazza è ritornata nel dietro le quinte di un reality che già da solo fatica a decollare. Benedetta ha scelto di fare un passo indietro, ma solo perché Sala non le ha dato motivo di credere che possa davvero nascere qualcosa fra loro. Continua però ad essere la prima confidente del modello e dovendo fare un bilancio, se fra i due c'è davvero un sentimento amoroso, la più compromessa è la Mazza. Nessuna iniziativa infatti da parte di Sala, ma solo freddezza. Anche di fronte ai tanti complimenti della ragazza. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.